Signor Moccia, come è conosciuto dagli amici, dalle persone che per anni ha frequentato? Con quale nome? Enzo. Enzo, vuole spiegare l'origine di questo nome? Ma niente di particolare, cioè all'anagrafe risulto Moccia Angelo Vincenzo, mentre un mio fratello si chiamava Moccia Vincenzo Angelo, per cui ci siamo intercambiati i primi nomi con i secondi nomi da che siamo nati. Questo è avvenuto... Da che siamo nati. Da che siete nati. Senta, signor Moccia, lei in questo dibattimento è imputato di due omicidi. Sì. E di un tentato omicidio, a dire l'omicidio di Avalon Umberto, l'omicidio di Ferrara Raffaele e il tentato omicidio di Ferrara Vincenzo. Lei ha commesso l'omicidio di Avalone? Sì. Ricorda quando lo ha confessato? Con precisione non ricordo, cioè il fatto specifico. Io le ricordo, perché l'unico modo per farlo è quello della contestazione, che lo ha confessato in un verbale reso a questo ufficio, un interrogatorio reso a questo ufficio il 9 febbraio 1994. Senta, perché uccise Avalone Umberto? Perché decise di ucciderlo? Ma Avalone Umberto era responsabile della morte di mio padre e poi era appartenente alla nuova camorra organizzata. Alla nuova camorra organizzata. Senta, come sapeva della responsabilità di Avalone per la morte di suo padre? Cioè, in base a quale elemento lei ritenne Avalone responsabile dell'uccisione del suo genitore? Perché fu proprio lui a dirlo. Dove? Quando? Nel carcere di Poggioreale, alla fine degli anni 70. A chi lo disse? Molti detenuti, certamente non verranno qua a confermarlo, perché non sono collaboratore di giustizia, però fra di loro c'erano, che le posso dire, lo stesso D'Amico, Barra, può sapere, cioè parecchi cudoliani vecchi, penso che anche i collaboratori di giustizia penso che sanno questa cosa, lo stesso Mauro Marra, perché lui ne aveva parlato con queste persone proprio per avere, diciamo... Ma che legame c'era tra Avalone e Pasquale D'Amico, Mauro Marra? Inizialmente lui ha preso contatto con queste persone all'epoca per avere, diciamo, se posso usare il termine, perdono da parte mia. E si è rivolto a queste persone per confessando il delitto di mio padre, cioè mi sono macchiato di questa cosa che a dire il vero non volevo farla, spinto da Giuliano all'epoca che era il mandante di mio padre, dell'omicidio di mio padre, e non sapendo con chi aveva a che fare, che era una brava persona, mi servivano i soldi perché erano dei giocatori, che tanto è vero che mio padre fu ammazzato per 30 milioni, giocati la sera stessa a zecchinette da questi personaggi, cioè lui in effetti disse tutto il fatto come era andato, è la sua responsabilità diretta. E di più accusò qualcun altro, questo qualcun altro era all'epoca, ricordo che lui accusò il Limoncelli. Limoncelli perché non ho mai capito se era realmente colpevole o meno, ho sempre nutrito dei dubbi su questa cosa, perché lui disse che era Limoncelli, tanto è vero che poi per riscattarsi della cosa, diciamo, che mi aveva fatto, dice io ammazzo il Limoncelli, basta che i Mocci mi lasciano in pace. Lei ha riferito anche di rapporti di affiliazione tra Umberto Avalone e la nuova camorra organizzata. Sì. Come le risultano questi rapporti? Come le risultavano? Mi risulta perché dopo io, la cosa che stavo dicendo poc'anzi era metà, fine degli anni 70, e io in quell'epoca c'era un buon rapporto, diciamo, con i cudoliani, cioè non c'era ancora la guerra cudoliana, c'era un buon rapporto un pochino in generale con tutti. E io ero ben visto dai cudoliani, ero, se posso usare il termine, stimato da queste persone. Per cui lui si rivolse a queste persone perché sapeva che avevano influenza su di me queste persone. Poi dopo, scatenata la guerra, diciamo, cudoliani e anticudoliani, i cudoliani se ne sono serviti per ovvi motivi. Capisco.
Senta, lei ha degli assassini, suo padre ha ucciso soltanto Iavaron Umberto o ha ucciso anche altre persone? Ha ucciso anche altre persone. Ne ricorda i nomi? Non so se può interessare alla Corte. Io dico che ho ucciso altre persone, che poi nel particolare... Scusi, Moccia, abbia pazienza, aspetti un attimo. Mi oppongo alla domanda perché credo che non abbia alcuna pertinenza con i fatti per i quali procediamo. L'imputata ha risposto sì di avere commesso altri delitti. Quando il PM lo vorrà interrogare, andrà a interrogarlo al carcere. Fermo restando il diritto dell'imputato di rifiutarsi di rispondere alle domande, la Corte ritiene che la domanda sia pertinente, tenuto conto che occorre anche valutare la personalità dell'imputato. Signor Presidente, io avevo risposto in questo modo perché chiedo da parecchio tempo, parecchi anni, di essere interrogato alla Procura di Napoli e la Procura di Napoli signor non Moccia, mi viene interrogato. Signor Moccia, mi perdoni, ci arriviamo anche a questo. Cui... Scusi, Presidente, io non credo che sia ammesso, come dire, una interlocuzione dell'imputato sulla ammissibilità delle domande. È a facoltà di non rispondere o invece ha facoltà di rispondere? Io mi stavo permettendo di spiegare signor il Moccia, motivo. Le assicuro che avrà modo di, come dire, di esprimere il suo punto di vista con riferimento a tutte le questioni che le... che sono utili alla sua. Lei ha facoltà di rispondere o no alla domanda? Sì, sì, intendo rispondere. Innanzitutto il mandante dell'omicidio di mio padre, il Giuliano Luigi, il Di Micco Giuseppe. Senta, questi delitti li ha confessati al pubblico ministero? Le ripeto, io ho confessato quello di Di Micco, se non vado errato, perché poi ha... che io ho ricevuto un solo interrogatorio da parte della Procura di Napoli e intendevo fare tutta la mia storia criminale, per cui sono partito dall'inizio e sono arrivato sino al Di Micco, al Giuliano che è stato ammazzato dopo, non ci sono arrivato. Mi scusi, io le contesto che lei ha dichiarato il 9 febbraio 1994 a PM di Napoli Zeppi che uccide mio padre erano stati Luigi Antonio Giuliano, Giuseppe De Micco come mandanti, Luigi Polito, Umberto Iavarone, Ragionier Biscotto di Napoli come esecutori. Tutte le persone che più c'è un altro pezzo che riguarda altre vicende, poi lei dice tutte le persone che ho indicato quali mandanti ed esecutori dell'omicidio di mio padre sono state da me uccise o come mandante o come esecutore, come preciserò quando affronteremo ogni singolo episodio. Sì. Quindi benissimo. No, ha detto che non aveva fatto, che non aveva confessato perché non aveva avuto modo di andare oltre la confessione dell'omicidio di ha detto una cosa diversa pubblico ministero. Io vabbè, è un problema di valutazione, ma io invito il pubblico ministero a procedere nell'esame con un atteggiamento meno aggressivo e provocatorio nei confronti dell'imputato. Abbia pazienza, Presidente. Noi non possiamo accettare contestazioni astratte quando quello ha reso la stessa dichiarazione. Serve solo a creare un clima apparente per influenzare la Corte. Mi consente, non si lascia influenzare dai climi. La pubblica accusa fa le domande che ritiene, le contestazioni che ritiene. Lei mi chiede se mi sento intimidito. Sì, se mi sente che... Dalla Procura in generale, sì. Dalla Procura in generale, benissimo. Quindi non da questo modo specifico di svolgere le domande. Ma per i fatti successi. Sono domande anche queste, mi scusi. Per i fatti successi. Stiamo uscendo dal seminato. Okay, se siamo venuti a fare un esame, facciamolo in maniera corretta. Cioè, però non trasformiamo l'esame relativo a questo processo in un interrogatorio che va fatto nella sede competente. Certo. Non c'è dubbio. Noi lamentiamo che da anni non viene interrogato Moccia, Presidente. Presidente, può... E non sarà stamattina l'occasione adatta. E questo è il punto, per... adesso non è la sede. E vabbè, e adesso ci mettiamo di fare discussione e procediamo con benissimo, l'esame. Benissimo, Presidente. Manteniamo un attimo di calma, direi. Certo, accolgo l'invito. Mi recuperate per favore, è lui il cancelliere, il mio mazzariello. Non ha anche ragione di essere. Qua sembra che ce ne sia bisogno stamattina. Allora, signor Moccia, ritorniamo un attimo a questo omicidio di Umberto Iavarone. Lei che ruolo ha avuto in questo omicidio? Cioè, che partecipato, sì, ho partecipato all'esecuzione, in parte all'esecuzione. Chi ha organizzato l'omicidio di Umberto Iavarone? Organizzato, diciamo, io e ne ho parlato con l'Alfieri, il Galasso, per l'esecuzione, in che modo farlo o meno. Senta, quando materialmente vi portaste sul luogo in cui Umberto Iavarone morì, lei era armato? Sì.
Di che tipo di arma, lo ricorda? Una calibro 9. Una calibro 9. La tenne sempre con sé quest'arma? No, la diedi al Costantino Laiola, per il semplice fatto che Costantino Laiola indossava la divisa da carabinieri, per cui lui aveva una pistola a tamburo e ci siamo interscambiati le pistole perché era più opportuna una pistola calibro 9 che era quella in dotazione all'arma dei carabinieri, ma non per il fatto che dovesse sparare la mia arma, anche perché lo Iovaruno doveva essere sequestrato e non ammazzato, per cui non vedo questa cosa della pistola che hanno detto altri collaboratori. Ho capito, senta, signor Moccia, mi può dire la Corte, da dove partiste, cioè lei da dove partì insieme ai suoi complici per portarvi in Caivano dove Iovaruno poi fu? Da fuori grotta. Da fuori grotta, senta, e come mai lei si trovava da fuori grotta? Diciamo che fuori grotta per me era uno dei posti di appoggio in genere, come lo era Piazza Latinola e come lo era Formia Gaeta per me. Senta, da fuori grotta può indicare il percorso e il primo luogo che raggiungeste dove vi fermaste? Da fuori grotta il primo dove ci siamo fermati è una casa a dir del Deli Paoli, che era di una sua parente, sita in era ubicata in un vicolo di fronte alla sua abitazione. In che città, in che paese siamo? Caivano. In Caivano. Senta, signor Moccia, questo luogo in cui vi portaste, sì, rispetto all'abitazione di Iovaruno, a che distanza si trovava? Grosso modo via terra qualche chilometro. Qualche chilometro. Invece rispetto ad Afragola che distanza si trova? Ma io quello che posso dire, se può interessare alla Corte, posso chiedere ai miei legali di fare la cartina. Ma voglio dire, è un posto si spostava facilmente, insomma, aveva un luogo difficile da raggiungere. Da Caivano ad Afragola. Basta pensare che si deve fare tutto il corso di Caivano a Cardito, per poi arrivare ad Afragola e mettersi all'interno di Afragola, perché io abito nel centro di Afragola. Ho capito, benissimo. Senta, abitavo. Deli Paoli Andrea ha partecipato al delitto Iovaruno? Deli Paoli Andrea, sì. Senta, perché viene... Io dico sì, perché è collaboratore. Cioè... Certo, conoscendo, per chiarezza, poi anche per evitare domande... Io intendo parlare delle persone di morte o dei collaboratori. Sì, queste sono le regole a quale intende attenersi. Ma non è che sono regole che intendo, voglio scaricare le mie colpe su di altri. Signor Moccia, io nelle mie domande rispetterò questo tipo di indicazioni. Perché Deli Paoli viene scelto? Deli Paoli viene scelto per vari motivi. Uno, perché era appartenente al clan Maiulo. E con i Maiulo io non è che avessi avuto nel tempo, all'epoca, un buon rapporto. C'è sempre stato un rapporto, diciamo, di convenienza. E il Maiulo, sapendo che io dovevo attuare questa cosa, ha sempre insistito che... di far partecipare uno dei suoi per dimostrare la sua amicizia verso di me, reale. E anche perché il Deli Paoli negli ultimi tempi mi aveva mantenuto, diciamo, questo rapporto tramite i Maiulo con lo Iovaruno. Questa è la ragione per la quale Deli Paoli partecipa all'omicidio? Sì, la ragione è questa. Senta, qua, signor Moccia, io le contesto le diverse dichiarazioni che lei sul punto ha reso in sede di confronto con Galasso Pasquale dinanzi al pubblico ministero di Salerno in data 5 maggio 1995, poiché lei sul punto ha dichiarato: Deli Paoli a me è servito perché era di Caivano e conosceva il posto dove abitava questo. Io ho reso complice in quel reato là Deli Paoli, perché Deli Paoli sapeva la casa, mi doveva dire la casa. Allora io, per rendere complice... Le ha rese queste dichiarazioni? Sì.
Sì, ma in effetti, grosso modo, è quello che ho detto io, ho precisato meglio, là, perché signor in effetti... Boccia, per intenderci, la contestazione non è un meccanismo aggressivo, è un modo per fare ingresso nel dibattimento a dichiarazioni diverse per precisare, o mancanti. Sì, sì, per precisare meglio, io intendevo dire che in effetti il rapporto mantenuto tramite i Maiule e lo stesso Deli Paolo con lo Iavarone era proprio il fatto che il Deli Paoli si recava a casa dello Iavarone per portare dei soldi, per portare notizie, insomma, di mantenere il collegamento, per cui era lui a conoscenza della casa, perché ero stato io a tenere diciamo questo comportamento, altrimenti, che era una cosa premeditata tutto ciò, che altrimenti io al posto del Deli Paolo avrei mandato qualcun altro per poi farmi dire la casa con precisione. Senta, quindi Deli Paoli non faceva parte del suo gruppo no, in senso stretto? Non ha mai fatto parte. Le risultano rapporti di conoscenza, di frequentazione fra Deli Paoli e Gaglione Antonio? Io l'ho detto prima, intendo parlare di me, di chi è collaborante e chi è morto. Io, quindi io mi sembra che sia in cella. Non c'è nessun problema. Senta, Pasquale Galasso ha partecipato a questo delitto? Sì. Costantino Laviola, la domanda è resa superflua dalla sua precedente affermazione, sì, che lei ha riferito di aver consegnato a lui una automatica calibro 9. Quindi comunque conferma che Laviola era presente in questo omicidio. Senta, lei di altre persone non vuole parlare. Può dirci almeno quante persone partecipavano al delitto? Partecipavano recandosi sul posto, intendo, cioè materialmente. Ma dei partecipanti io posso fare ancora il nome di Bruno Giglio e di Salvatore Del Sole. No, non voglio nomi, signor Moccia, vorrei il numero delle persone. Pure perché sto facendo anche il loro nome, non ricordo bene. Comunque credo che eravamo otto persone, stando due auto... Signor Mocci, io le contesto che sempre nel verbale di confronto che lei che citavo prima, lei ha riferito che sul posto vi erano parecchie persone, eravamo con 3, 4, 5 macchine. Questo l'ho dichiarato io? Sì, lo ha dichiarato lei il 5 maggio 1995, in due volte, perché in un primo momento lei dice, Pasquale, noi dopo, dovevamo sequestrare quel signore, la mattina facevamo il cambio d'auto, quante persone eravamo? Eravamo parecchie persone, ricordi che eravamo 3, 4, 5 macchine? E Galasso dice sì, insomma, questa è la dichiarazione che lei ha messo sul punto. Ma, cioè lei ne estrapola solamente questo, cioè vediamo un pochino queste macchine dove stavano, fuori grotta? O sul posto? Mi scusi, stiamo parlando, noi eravamo 3, 4, 5 macchine. Sul posto dell'azione? Sul posto dell'azione eravamo due macchine. Due macchine. E le altre macchine dove si trovavano? Ma le altre macchine, diciamo, quando siamo partiti fuori Grutti non eravamo due macchine, eravamo tre. Mi scusi, lei ha dichiarato sempre in questo interrogatorio, glielo contesto, proseguendo. Galasso, come dire, dice sì, quindi dice è vero quello che dice, eravamo 3-4 macchine. Per cui lei dice, per cui noi dovevamo tenere altre 4-5 macchine pronte per il cambio d'auto. Va bene. Sul posto eravamo due macchine. Va bene. Senta, dopo il delitto cambiaste le auto con le quali vi eravate portati a Caivano? No, cambiate auto no, ce ne siamo andati con le stesse auto. Ci siamo fermati per far scendere il Deli Paoli e per cambiare posto nelle macchine perché era nato un pochino di confusione sotto il reato. Quindi non cambiaste le autovetture? No, le autovetture no, ci siamo fermati solo per far scendere il Deli Paoli e per cambiare postazione nelle macchine. Sì, senta, mi perdoni, ritorniamo un attimo indietro perché vorrei puntualizzare delle risposte che lei ha dato spontaneamente. Quel Bruno di Fuorigrotta c'era? Sì. E come si chiamava esattamente? Se non vado errato, Bruno Giglio. E quel Salvatore a cui faceva riferimento lei, chi sarebbe? Sembra col beneficio di inventario, Salvatore Del Sole. E ci stava questa persona nel gruppo. Senta, in quell'epoca lei aveva disponibilità abituale di auto contraffatte nelle targhe, nei motori? Sì. E come ve le procuravate? Le auto, maggiormente
li compravamo perché la macchina era maggiormente doppione. Senta, lei poi dipende, ci è stato mai sottoposto a procedimento penale per ricettazione, furto e di autovetture, falsificazione di targhe e libretti di circolazione e associazione a delinquere, sì, sì, finalizzata a questi reati? Sì. È stato condannato o assolto? Sono stato condannato. Senta, insieme a lei chi fu denunciato? Galasso, siamo vado errato, Alfieri. Galasso, Alfieri. Senta, Delli Paoli entrò nella casa di Avarone o no? No, io e Delli Paoli siamo stati fuori. Perché siete stati, siete rimasti fuori? Beh, innanzitutto perché eravamo conosciuti, ci potevamo essere riconosciuti all'interno della casa, e poi perché due persone dovevano stare comunque fuori sulle auto. Preferimmo stare noi perché eravamo, potevamo essere riconosciuti. Ho capito. Senta, l'obiettivo di questa missione, per così dire, a Caivano, qual era? Qual era il destino di Avarone? Essere sequestrato. E il sequestro era finalizzato a cosa? Vabbè, era finalizzato dopo la morte dello Avarone. Dello Avarone. Questo era deciso sin dall'inizio? Sì. Senta, perché doveva essere sequestrato prima di essere ucciso? Ma l'idea, diciamo, di sequestrarlo per... fu presa da me, dal Galasso e dall'Alfieri per sapere ulteriori notizie sul gruppo di Codoleano, perché quello che bisognava sapere sul fatto di mio padre, diciamo, io già l'avevo saputo tramite lui stesso. Ho capito. Sì. E poi proprio per rischiare di meno con l'azione fatta in quel modo. Senta, signor Gammoccia, l'interrogatorio con che modalità sarebbe avvenuto? Chi lo avrebbe condotto secondo i vostri piani? Ma l'Alfieri, il Galasso, io... Era previsto l'uso di violenza? La violenza no, perché cioè, violenza al fine dovevo morire, ma certamente non siamo mai stati, diciamo, dei... Senta, lei ha partecipato all'analogo... Sì, sì. No, l'ho già precisato, mi scusi. Diamo atto che è sopraggiunto l'avvocato Siena. Senta, lei ha mai partecipato ad analoghi sequestri, cioè finalizzati a ottenere da informazioni sui Cutoliani? Sì. Sì. Può indicarne qualcuno per storicizzare questo riferimento? Giuseppe Fusco. Giuseppe Fusco, senta, lei ha partecipato all'analogo sequestro di Afonso Catapano? Sì. Sa se Catapano fu torturato? Leggendo i giornali il giorno dopo il suo ritrovamento ho letto che era stato torturato. Lei assistette all'interrogatorio di Catapano? No. Catapano, io ho partecipato all'azione, però non l'ho nemmeno visto. Cioè andò via? Andammo via io e il Galasso dopo portato il... Ma sapevate già come era finita? Sapevamo che doveva morire, l'avevamo portato là perché doveva morire. Sì, la gente... Vabbè, non c'è bisogno. Senta, in seguito al delitto di Avarone, lei ebbe rapporti con la famiglia della vittima? Mai direttamente. E in che modo allora? Sempre tramite qualcuno. Sempre tramite? Qualcuno. E che tipo di rapporti, di che tipo di rapporti si è trattato? Ma ci scambiavamo i saluti, gli mandavo dei soldi. Era un rapporto falso che sia lui sia io sapevamo di essere falso, però lui giocava la sua carta e io la mia. Quindi lei non ha mai confessato alla vedova e agli altri familiari la sua responsabilità? No. No. Senta, lei ha dato vitalizi, aiuti economici anche ad altre donne dalle rese vedove? No. Cambiamo argomento. Se... Abbiamo risarcito all'epoca dei fatti la famiglia di un omicidio commesso da mio fratello. Quale omicidio? L'omicidio del maresciallo D'Arminio. Sì. Senta, lei conosce Barra Vittorio? Sì.
Qual è il soprannome di questo bar, Vittorio? Casalesa, lo chiamo. Vittorio Casalesa. Vittorio Casalesa. Non è un animale, chissà. Non l'ha mai sentito? Non quello che me. Si tratta... Si tratta, Presidente, della persona che, secondo l'ipotesi d'accusa, deteneva le divise che poi furono portate. Senta, non l'ha mai sentito chiamare il siciliano? Mai. Mai. Senta, lei ha mai avuto rapporti con questo bar Vittorio negli anni 82-83? Credo di sì. Senta, che tipo di rapporti si è trattato? Ma era un rapporto, cioè il bar era, mi fu presentato dal Maiolo Angelo, perché stava su Formia, io ero latitante su Formia e per eventuali cose da, cioè rintracciare il Maiolo, se avevo bisogno di qualche cosa... Mi sarei dovuto rivolgere al bar. Il bar inizialmente non sapeva nemmeno che io chi ero realmente. Ho capito. Senta, Galasso, le risulta che conobbe in quegli anni di latitanza il bar? Certo, gliel'ho presentato io. Gliel'ho presentato lei. Sa se Galasso, per esempio, ha mai lasciato la propria arma da bar Vittorio? Non credo, perché il bar Vittorio, per altre cose, era un pregiudicato, era una persona, insomma, sottoposta a continui controlli dalla parte delle forze dell'ordine. Per cui pure noi, quando qualche volta ci siamo recati dal bar, stavamo sempre molto attenti. Sì, senta, lei ha mai utilizzato componenti della sua famiglia nelle sue attività delittuose? No. Mi scusi, io devo contestarle che lei, sempre in data 5 maggio 1995, nel corso del confronto avuto con Pasquale Galasso dinanzi al pubblico ministero di Salerno, ha dichiarato: la cosa andò in questo modo, Pasquale, non c'era nessuno dei miei fratelli, perché fra le altre cose non ci servivano a niente. A me può darsi pure, Pasquale, che nelle mie cose mi sia servito l'appoggio di qualche mio familiare, perché tu sai che non avevo fiducia in molta gente. E poi, dopo alcuni altri scambi di battute, può darsi che in qualche cosa, Pasquale, io mi sia servito della fedeltà della mia famiglia, di qualche componente della mia famiglia. Può anche darsi, non lo escludo. Lei ha reso queste dichiarazioni? Già il fatto che i miei fratelli sapevano della mia latitanza, mi coadiuvavano. Lui risponde, però non mi pare che la contestazione presuppone che ci siano due dichiarazioni diverse. Mi scusi, io ho chiesto lei ha mai utilizzato qualche componente della sua famiglia nelle sue attività? Ma lei ha detto nelle sue attività criminose, mentre nella dichiarazione che lei adesso ha letto di Moccia parla di suoi fatti personali con i quali può aver usato i fratelli. Questo lo sa dire. Questo lo verifica. Dal momento che la contestazione non è legittima, sia consentito. Va bene. Presidente, mi rimetto alla sua decisione. La domanda è ammissibile. La domanda, ma non la contestazione, mi sia consentito, Presidente. Io credo che... Il pubblico ministero ha chiesto se in quella circostanza egli ha reso queste dichiarazioni. Chiedo perdono, Presidente, no, il pubblico ministero ha contestato a Moccia, gli ha chiesto se lui ha mai usato dei familiari per commettere dei crimini, Moccia ha detto di no. Attività delittuose. Attività delittuose e crimini credo che possano ritenersi equivalenti. Attività specifiche, attività dopodiché stabili. Il pubblico ministero ha detto io le contesto che, e gli ha letto quello che adesso abbiamo ascoltato, dove non c'è detto che quello che il pubblico ministero crede possa essere. Quindi può fare la domanda, a mio avviso, ma non la contestazione. È ammessa come domanda. Come domanda. Lei nelle sue attività si è servito mai, per usare la sua espressione poc'anzi letta, della fedeltà della sua famiglia? Sì, in senso di fedeltà sì, nel senso che avendo una vita purtroppo di latitanza, cioè io mi fidavo della mia famiglia, non so, nel farmi aiutare nella latitanza, in questo, ma non in attività criminose dirette. Benissimo. Senta, Costantino Laiola. Ha raggiunto l'avvocato Filippo Trofino.
Costantino Laio l'ha esaminato come imputato di delitto connesso in questo dibattimento, ha dichiarato all'udienza 21-12-95 che lei gli avrebbe riferito della responsabilità di suo fratello Antonio nella morte di due consiglieri comunali. Ha mai parlato con l'Aiola di questo fatto? Mai. Cosa sa dell'uccisione di Pasquale Marra? Pasquale Marra è il fratello di Mauro. Sono colpevole. Perché fu ucciso? Fu ucciso perché il Marra all'epoca era un forte consumatore di cocaina. E in quel periodo, talmente tanta che ne consumava, incominciò a fare delle azioni spropositate, come sequestrare persone innocenti solo per il semplice fatto che erano amici miei d'infanzia. E in particolare chi aveva sequestrato? Luigi Pentagalli l'aveva disotterrato vivo, sì, con delle razioni. Questo Luigi Pentagallo era amico solo suo o anche di suo fratello Antonio? Era amico mio, perché se lei vede... Era anche amico di suo fratello Antonio o no? Conoscente più che altro di mio fratello Antonio, perché lui aveva quasi la mia stessa età, Luigi. Senta... Sì... Sì, per la precisione delle sue dichiarazioni, ad aver sequestrato Pentagallo, chi fu? Ma noi stiamo parlando dell'omicidio Iavarone. No. Mi venga a interrogare, mi devi scusare, se mi non voglio polemizzare. Mauro a sequestrare, il collega giustamente sì. mi sottolineava. Io sono colpevole di quel... Mauro o Marra Pasquale, chi aveva avuto ruolo... nel sequestro di Pentagallo? Il sequestro di Pentagallo avevo avuto il ruolo, mi devi scusare, avevo capito male, il Marra Mauro. E lei perché lo fa sequestrare e uccidere Marra Pasquale? Questa fu una decisione presa proprio in virtù del fatto che il Marra, avendo questi comportamenti, aveva rotto tutte le regole, e per far sì che lo Scotti desse un freno al Marra, onde evitare che la cosa degenerava con altre persone innocenti, fu fatta questa azione, proprio per dare un segnale, dire fermatevi che... Senta, lei ha partecipato all'omicidio del farmacista Ferrara? Sì. Vuole ricostruire i fatti per come ne ha memoria? Sì. Grosso modo quello che ricordo io, all'epoca era un periodo molto caldo, diciamo, della guerra tra noi. Può parlare per cortesia scandendo le parole, perché altrimenti io non la capisco e si creano queste esigenze, sì, di precisazione. Detto, all'epoca era un periodo molto caldo della guerra tra noi e i cotoliani, ed erano circa 10-15 giorni che noi stavamo in zona da Fragola, perché zone di Casoria, Fragola, Caivano, Arzano, tutta quella zona là, era diventato il punto più caldo, più forte dei cotoliani. E il gruppo di fuoco più forte stava proprio, diciamo, in quella zona. Ed erano, le ripeto, 10-15 giorni che stavamo fissi in quella zona. Tant'è vero che non eravamo mai gli stessi componenti del gruppo, perché c'era chi si scocciava, chi aveva da fare, ci interscambiavamo per cui se io dovrei dire con precisione. No, si figuri. Il giorno, perché nel momento in cui poi è stata fatta l'azione, allora, perché ci siamo interscambiati. Ce l'aiuto io nei suoi ricordi. In particolare, allora, c'era questo scontro fortissimo con i cutoliani, in particolare con i cutoliani che operavano nella zona di Casoria, Fragola, Cardito, quelle limitrofe. Ma questo Ferrara perché muore? Ferrara muore perché, diciamo, è uno che da sempre è stato vicino allo Scotti Pasquale, era uno che, come usavamo dire noi, portava le battute. Ma questo, il Ferrara che aveva questo rapporto con Scotti, che portava le battute, il Ferrara che è morto o il Ferrara... Ma vede, tutta la famiglia Ferrara, perché se lei vede bene, il Ferrara, io in quest'aula ho notato che si fa passare il Ferrara come un professionista al di fuori di ogni cosa. Il Ferrara ha pure un altro fratello ammazzato, e non da noi, per altre vicende, proprio perché il fratello del Ferrara, l'altro fratello ammazzato del Ferrara, era un grosso esponente della malavita. Okay. Mentre i fratelli più piccoli, questo era Alessandro, che poi dopo. Mentre i fratelli più piccoli avevano studiato, insomma, erano diplomati, e diciamo erano malavitosi un pochino più. Ho capito. Di un altro livello.
Ho capito, senta, ma comunque erano dei pregiudicati tutti e tre. Bene, prima dell'evento Scotti, cioè a Casoria, diciamo, chi era il capo della comune di quella zona era proprio il fratello del Ferraro, questo Alessandro che poi fu ammazzato. Sì. No. Senta, signor Moccia, l'azione contro Ferrara fu decisa per le ragioni che, soltanto per le ragioni che ha detto, cioè erano amici di Scotti, davano le battute, o fu reazione a qualche aggressione patita dal vostro gruppo? No, perché cioè, fu un'azione che dopo tanti giorni che stavamo sul posto non riuscivamo a portare a termine un'azione. Ci fu chiamato per radio che c'era il farmacista e andammo sul posto. Lei ricorda se il giorno precedente c'era stato un attentato in danno? Tutti i giorni c'erano attentati quotidiani da una parte e dall'altra. Non... Senta, lei con riferimento a questo omicidio, ricorda la presenza di Pasquale Galasso? Sì. Ricorda la presenza di Deli Paolo e Andrea? Io devo dire sì perché lo dice lui, però se devo essere sincero profondamente non posso affermarlo con sicurezza. Ho capito. Senta, la presenza con funzioni di staffetta di questo Conte Salvatore, imputato di delitto connesso, la ricorda o no? Cioè chi ci portava la battuta? Conte Salvatore ha partecipato a questo omicidio? Mai, non lo conosco, non l'ho mai conosciuto e non l'ha conosciuto nessuno del nostro gruppo, tanto è vero che lei, se legge nel confronto proprio tra me e il Galasso, ci siamo messi a ridere sia là che lui dice quando ha fatto il rito abbreviato, perché tutti i collaboranti che hanno fatto insieme il rito abbreviato si sono messi a ridere perché dice ma questo chi è? Che si viene a prendere una condanna innocentemente senza sapere, perché nessuno di noi l'ha mai conosciuto, io non lo conosco proprio. Quindi secondo lei questo signor Conte si sarebbe accusato? Non lo so i motivi, le ripeto. Si sarebbe autocalunniato? Ma signor Prodotto, io le dico di più, le cose che lui ha detto parecchie risultano al vero per quanto riguarda la mia posizione. Quali sono le cose che le risulta che rispondono al vero? Che... Ma ecco, il fatto che lui dice che io abbia sparato un colpo in aria, la mia partecipazione, cioè questo sì risulta vero. Senta, però... Galasso in questo omicidio che ruolo ebbe? Galasso è entrato all'interno della farmacia. All'interno della... In questo omicidio in quanti partecipaste? Con precisione non ricordo. Eravate poche persone o molte persone? Eravamo due auto. C'erano persone che avevano funzioni di staffetta o di retroguardia? Sì, c'era il Castaldo Francesco, lo dico perché non c'è più, che faceva da... Lui girava per tutta Casoria per rintracciare il primo e ci chiamava per radio chi c'era, dove stava. Sì. Rintracciare e ci ha chiamato per radio. Poi dopo, subito dopo, lui aveva... Perciò dico che è improbabile che tutto quello che dice il signor... come si chiama questo? Conte, perché subito dopo il chiamato per radio, il Castaldo gli è stato dato ordine per telefono per radio di fare la strada che noi avremmo dovuto percorrere poi per andarcene via. Per cui lui dice invece che stava sul posto e ha guardato la scena. Cioè... Senta, da dove partiste per recarvi nella piazza dove si trovava la farmacia del Ferrara? Da un posto messo a mia disposizione dal Maiolo. Lontano o in zona? Non molto lontano. Quando parla di Magliulo a chi si riferisce? Ad Angelo Magliulo. Ad Angelo che è morto. Magliulo. E può indicarvi in che via si trovava questo luogo? Non lo posso dire perché le persone che hanno dato ospitalità anche consapevolmente pagherebbero un alloggiamento. Dopo l'omicidio dove vi portaste? Ce ne siamo andati, come era solito fare quando facevamo delle azioni del genere, ce ne andavamo, perché oramai in zona non... Quindi, per un po' di tempo si andava via. Andaste via direttamente o vi fermaste in qualche luogo? No, ce ne siamo andati. Non vi fermaste in nessun luogo? Diamo in atto che è sopraggiunto l'avvocato Silvestro. Senta, Deli Paoli invece che ruolo ebbe in questo omicidio? Ma le ripeto, io ho detto c'era perché lo dice lui e non credo che
abbia detto la bugia, però io non lo ricordo. Per cui senta, non... le persone che parteciparono a questo omicidio erano... facevano parte del gruppo che stazionava in quella zona da 10-15 giorni o erano persone arrivate lì quel giorno? No, erano persone, ripeto, che noi stavamo in zona ad aspettare per compiere un qualche azione e siccome la cosa perdurava da diversi giorni, naturalmente ognuno aveva i suoi da fare, per cui ci interscambiavamo. Ecco, io stavo fisso. Ho capito, però complessivamente quante persone parteciparono a questo presidio armato del territorio di Casovia Fragola? Diciamo le due macchine. No, questo è il giorno dell'omicidio, ma sì. Complessivamente quante persone fecero parte di questo gruppo che si spostò su a Casovia Fragola? Ma in grosso modo potevamo essere, è capitato pure qualche giorno che potevamo essere solo in 3-4, ma in grosso modo eravamo sempre 5-6 persone. Sempre 5-6 persone? Sì. Senta, di questa azione in Casovia, di questo presidio armato della zona di Casovia, era informato Carmine Alfieri? Certamente. Senta, quando risalgono i suoi rapporti con Alfieri Galasso? Dal 76, 77, 76. Quando conobbe Carmine Alfieri e quando conobbe, in quali circostanze, Pasquale Galasso? Nel carcere di Poggio Reale, qua nel 76. Lei era detenuto per quale reato? L'omicidio del maresciallo D'Armenia. Senta, lei conosce l'imputato Sepe Marzio? Rispondo di sì perché sono stato nella stessa cellula, altrimenti io non potrei rispondere perché le ripeto... Signor Moccia, io rispetto le sue regole, le regole che lei ha dato alla sua condotta processuale... Lei mi dà sfogo ogni tanto a precisare, D'altra parte lei ha facoltà di non rispondere, ma lei mi consente di fare domande, ovviamente può rispondere. Lei conosce l'imputato Cesarano Ferdinando? Siamo in gabbia insieme. Lo conosceva agli inizi degli anni Ottanta? Non intendo rispondere. Non intende rispondere. Conosceva all'inizio degli anni Ottanta il coimputato Tuccillo Gennaro? È di Fragola Tuccillo Gennaro. Quindi lo conosceva? Lo conosco da una vita perché da Fragola bene o male ci si conosce tutti. E il coimputato Gaglione Antonio lo conosceva all'epoca del delitto? Gaglione ricordo di averlo conosciuto al carcere di qua di Poggio Reale nel 78-79. Senese Michele lo conosceva all'epoca del delitto? Altrettanto l'ho conosciuto nel carcere di... sia perché siamo stati in carcere insieme, sia perché è di Fragola, lo conosco da tanti anni. Come erano i suoi rapporti all'inizio degli anni Ottanta con Pasquale Galasso? Ottimi. Che significa ottimi? Erano rapporti d'affari, rapporti di amicizia, rapporti... Non ho mai avuto nessun tipo di rapporto di affari, né con Galasso, né con Alfieri, con nessuno di loro. Era un rapporto di amicizia, è un rapporto criminale. Senta, lei prima ha detto di aver partecipato all'omicidio di Alfonso Catapano. Sì. Perché vi partecipò? Per l'amicizia che mi legava verso Pasquale Galasso. Lei è stato recentemente condannato per l'omicidio dei fratelli Giuseppe e Angelo Caso. Sì. Perché partecipò a questo duplice omicidio? Sempre per l'amicizia che mi legava al Galasso, che era una persona responsabile della morte del fratello del Galasso. Senta, lei ha partecipato alla strage di Torre Annunziata? Sì. Perché fu decisa questa azione così eclatante? Ma per motivi di... una guerra scatenata con queste persone. In questa guerra era molto qualcuno tra i vostri amici? Procuratore, erano periodi che moriva gente tutti i giorni. Lei ricorda l'omicidio di Del Gaudio Leopoldo? No. Conosceva Del Gaudio Leopoldo? Non ricordo di averlo mai conosciuto. Non sa quindi se era cugino o meno di Ferdinando Cesarano? No. Senta, signor Moccia, lei è stato accusato di molti delitti, sì. Anche dalle persone che l'accusano, dei delitti dei quali risponde in questo dibattimento. È stato accusato falsamente di alcuni delitti?
Sì. Quale, di quale in particolare? Dallo stesso Colasso qua in aula ha detto che io ho partecipato a decine di delitti nella sua zona. Voi potete vedere attraverso le mie imputazioni che io sono, per modo di dire, gli omicidi dei fratelli Catapano in quella zona. Dopodiché sono stato accusato al Galasso dell'omicidio di un certo Manzo, che pure qua in aula ha confermato questa accusa, cosa peraltro che io sono innocente, detto da lui stesso in quell'interrogatorio. Sì, senta, ma Galasso l'ha accusata falsamente, cioè scientemente, o si è sbagliato nell'indicare la sua presenza in questo omicidio di Manzo Salvatore? Se le vuole il mio parere, io penso che Pasquale si sia potuto... opposizione, Presidente, chiedo scusa, non si può chiedere un giudizio... un'opinione all'imputato. Scusi Presidente, io chiedo all'imputato di sapere se le persone che lo accusano sono persone che lo accusano a suo giudizio, come dire, consapevoli della sua innocenza oppure non. È tema importante per la credibilità di Pasquale Galasso e tema importante anche per la credibilità di Mocciani. La Corte non può tener conto delle opinioni del Mocciani. Benissimo, non terrò conto delle opinioni, riformulo la mia domanda, Presidente. Signor Moccia, la sera in cui morì questo Manzo Salvatore, lei si trovava a Poggiomarino? Sì. E dove si trovava? Mi trovavo, io ho dichiarato già nel confronto con Colasso. Non ho capito, mi scusi, deve parlare più alto. Mi sono trovato nel momento in cui stava per partire all'auto perché doveva ammazzare il... Quindi stava con Pasquale Galasso? Sì, però... Chiese di partecipare anche lei, si offrì di partecipare? Sì, io mi offrì di partecipare all'omicidio del proprio Galasso, mi disse di no perché venivo da fuori, stavo stanco, dicevo lascia perdere, non ho partecipato a questo... Senta, lei è stato accusato dell'omicidio di Alfonso Catapano e ha detto che lo ha commesso. È stato accusato dell'omicidio di Carmine Grazioso e Giuseppe Carnevale. Lo ha commesso questo duplice omicidio? Sì. Anche queste due persone furono sequestrate? Sì. Era stato già deciso il loro destino al momento del sequestro? No, diciamo... Anche queste due persone furono sequestrate? Sì. Era stato già deciso il loro destino al momento del sequestro? No, diciamo sicuramente no. Sicuramente no. Che però sarebbe sfociata poi nell'omicidio, diciamo era quasi naturale. Era quasi naturale. Peruocco e Domenico Sammino lo ha commesso? Sì. Ha detto di aver commesso la strage di Torre Annunziata. Ricorda quante persone furono uccise in questa circostanza? Se ricordo bene, 8 persone. 8 persone. Ci furono anche molti feriti? Sì. Senta, lei ha partecipato perché è accusato all'omicidio di Vincenzo Casillo avvenuto in Roma? Non ho capito. Lei ha partecipato all'organizzazione dell'omicidio di Vincenzo Casillo? No. Dei fratelli Caso ha ammesso la partecipazione, dell'omicidio di Antonio Catapano ha ammesso la partecipazione, lei è stato accusato anche dell'omicidio di Ciro Nuvoletta, ha partecipato a questo delitto? Sì. Lei è stato accusato anche dell'omicidio dei fratelli Giuliano, ha commesso questo delitto? Sì. Lei è stato accusato anche dell'omicidio di Enrico Gallo, ha commesso questo delitto? Di Enrico Gallo? Non ricordo al momento, comunque non lo... Lei è stato accusato anche dell'omicidio... Cioè, in che forma sono stato accusato di questo omicidio? Che non... È stato accusato nel senso che gli è stata notificata un'ordinanza cautelare. Sì, vabbè, come esecutore, come mandante, come conoscitore dell'azione. Benissimo, signor, lei non lo ricorda? Perché benissimo. Qualche di parecchie azioni... Di parecchie azioni del genere, io vengo accusato, se mi chiama perché ero a conoscenza della cosa, certo. Certamente io... Benissimo. Mi sento responsabile perché facevo parte del gruppo Alfieri. Benissimo. Lei però accusato... parecchio di questo io non lo sapevo nemmeno, potevo venire a sapere dopo. Che poi è una responsabilità penale, io benissimo. L'ammetto, no. La pago. Mi scusi, lei è stato accusato dell'omicidio in un solo Raffaele, lo ha commesso? Come? È stato accusato dell'omicidio in un solo Raffaele, lo ha commesso? Senta. Le rivolgo la stessa domanda che ha rivelato un certo imbarazzo in un suo accusatore, Domenico Cuomo. Ricorda quanti omicidi ha commesso? Io? Materialmente? Una ventina. Una ventina? Cioè, materialmente? Materialmente, come esecutore materiale? Materialmente, non ricordo, comunque pochissimo. Non lo ricorda. E come mandante? Abbastanza. Abbastanza che significa? Una ventina di omicidi. Una ventina di omicidi? Ma più 18, più 22, che significa una ventina? Una ventina significa una ventina. Forse una ventina. 20, 22. Forse è il caso, sembra pure parlare...
Senta, vogliamo essere precisi, nel momento... dovremmo stabilire quanti episodi omicidiari, quante vittime... No, ma anche perché l'imputato risponde ovviamente e ammette in maniera generica dicendo io ero del direttivo e quindi mi sento colpevole, ma poi lo vedremo a quale ha partecipato. Sì, ma io chiesto... qualche utilità in questa sede. Sì, Presidente, io di una qualche utilità perché tutte queste domande attengono al tema della valutazione dell'affidabilità delle fonti di accusa nei confronti dell'imputato Angelo Moccia formate in questo processo. Perché se ci sono state calunnie o dichiarazioni inaffidabili con riferimento ad altri fatti delittuosi, è evidente che è interesse anche dell'accusa accertato. Andiamo avanti. Allora, senta, al momento in cui lei ha reso le prime confessioni, che è poi quel verbale, quell'interrogatorio di cui parlavamo prima, il 9 febbraio 1994, in quel momento, per quello che le risultava... Presidente, c'è opposizione, il pubblico ministero... Ma mi faccia formulare la domanda, avvocato Senese, c'è opposizione perché lei fa un'affermazione che mi consenta, è erronea, e tende fuori strada e porta fuori strada l'imputato. Sentiamo prima la domanda. La mia domanda era questa, nel momento in cui ha iniziato a confessare i suoi delitti secondo le regole della dissociazione... per quello che le risultava in quel momento, da quante persone era accusato di aver partecipato ad omicidi? Cosa c'è di male in questa domanda? No, adesso l'ha fatta senza dire quello che aveva detto prima, che non era esatto. L'avevamo chiarito prima che il verbale interrogatorio... Era lui le prime confessioni, le prime dichiarazioni sono del 93. La mia domanda. Allora, adesso la domanda è buona. Adesso è ammissibile, certamente. Poco fa no. Non sono collaboratore. Chi era questo collaboratore? Galasso Pescuola. Non era già accusato da De Di Paoli? No. Mi scusi, in data le risulta che... formalmente è come dice lei, però informalmente è diverso, perché io il primo confronto l'ho avuto con Galasso, se non sbaglio, nel 93, alla Dia di Roma, con la presenza del dottor Manguso, dottor Gai, dottor Roberto. In quel giorno lei ha confessato di aver commesso omicidi? Ho detto, mi è stata posta la domanda, dice Moccia, perché io ho preso tempo, perché non si trattò di un confronto, ma si trattò di un incontro tra me e il Galasso, dove si tendeva a portarmi alla collaborazione. Benissimo. Io ho fatto una domanda specifica. Se lei mi dà il tempo. Momento in cui lei ha iniziato a confessare, era accusato solo da Pasquale Galasso o era accusato anche da altre persone? Le ho detto da Pasquale Galasso, c'è il dottor Mancuso qua presente, io dinanzi a loro, disse io sono colpevole dei delitti per cui vengo accusato. Non era accusato anche al momento del confronto da Mario Pepe? No. No. Al momento delle sue prime confessioni gli erano già state notificate le ordinanze cautelari contenenti le dichiarazioni confessorie di De Di Paoli, Andrea e Conte Salvatore? Mi deve scusare, mi può ripetere la domanda? Il 9 febbraio 94, sì. Data in cui lei confessa l'omicidio, sì, di Umberto Iavarone, lei era stata o meno già notificata l'ordinanza cautelare per l'omicidio di Umberto Iavarone, Ferrara, che riportava tra nelle indicazioni delle fonti De Di Paoli, Andrea e Conte Salvatore? Non ricordo, anche perché io le leggevo, ma solo a titolo di conoscenza dei fatti, degli ordini di cattura, però non è che io mi interessassi molto a queste cose, questo penso che... Benissimo. So bene che il dottor Manguso non può testimoniare perché era procuratore, però il dottor Manguso sa bene del mio proposito di dissociazione dal primo momento, perché io ho detto di essere colpevole dal primo momento, anche se non ho firmato i verbali al momento, però io intendevo portare Moccia, alla dissociazione. Lei ha fatto molte dichiarazioni spontanee, il Presidente certamente ne autorizzerà delle altre, il suo difensore le farà delle domande, io per il momento le chiederei, e chiederei alla Corte, di... che lei si limiti a rispondere alle mie domande. In sede di esame deve solo rispondere alle domande, poi in seguito potrà rispondere a domande del suo avvocato e fare spontanee dichiarazioni. Aveva avuto notizia della decisione di collaborare con la giustizia, sempre alla data in cui confessa per la prima volta questi omicidi di Cuomo Domenico e Costantino Laiola? No. Non aveva alcun sentore. In seguito, da chi altri è stato accusato di partecipare ad omicidi? Questi collaboratori che avete detto, tra cui anche il Pasquale Loredo, che Pasquale Loredo, fra le altre cose, ecco, lei prima mi ha fatto la domanda su Pasquale Galasso e io le ho risposto che ha potuto sbagliarsi, visto le tante cose che abbiamo commesso insieme. Pasquale Loredo mi ha accusato di un omicidio
Stavo in carcere. No, lei, ecco. Gli interessa più a lei che a me questa cosa. Con un pescatore. Se lei vede che interessa a me, lo consente di stabilirlo, da me medesimo. Lui pensa che sia obbligatorio. È una convinzione che condivido, avvocato Senese, è una convinzione che condivido. Allora, senta, le regole della dissociazione, le regole, io vorrei che, salvo opposizioni, se introduciamo le opposizioni, cerchiamo di non fare lotte, è possibile. Per quanto mi riguarda, c'ho da dire 5-6 cose. Benissimo, senta, le regole della dissociazione, per ricapitolare, prevedono che lei confessi i delitti commessi, possa parlare di persone sue corre solo se decedute oppure già collaboranti, è giusto? Sì. Benissimo. Può riferire se in concorso con le persone che ora le indicherò, tutti i collaboratori di giustizia, lei ha commesso dei delitti e sono quindi in grado di accusarla fondatamente? Ha commesso mai delitti con Pietro Del Vecchio? Ha commesso mai delitti con Dario De Simone? Ha commesso mai delitti in concorso con Giovanni Maiale? In concorso con Giovanni Maiale, sì. Ha commesso delitti in concorso con Pasquale Loreto? Direttamente non ho mai commesso niente. Concorso che lui sappia i delitti che abbia potuto commettere, sì, però direttamente con lui non ho mai commesso niente. Ha commesso delitti in concorso con Gerardo Brasiello? Sì. Ha commesso delitti in concorso con Fiore Davino? Sì. Ha commesso delitti in concorso con Luigi Davino? Quasi tutti i collaboranti. Io il presupposto è questo, altrimenti non glielo chiederei proprio. Tutti coloro che facevano parte del gruppo. Ha commesso delitti con Luigi Davino, in concorso con Luigi Davino? Ha commesso delitti in concorso con Giuseppe Quadrano? Non so. Senta, sarà un lei... lo possiamo chiedere a Moccio, lo potrà chiedere dopo, avvocato Senese. Chi è Giuseppe Quadrano? Non lo conosco nemmeno, signor procuratore, se questo è che lei... Mi scusi, questi sono i collaboratori che io conosco. E io non li conosco, io non lo conosco nemmeno. Cioè, io mi sto accusando di delitti, ma... Perché altrimenti sono battute di cui godiamo tutti. Chiedo scusa. Senta, lei ha mai confessato delitti di corruzione? Sfortunatamente per me mi sono macchiato di delitti molto più gravi, per cui non... L'ho chiesto se lei ha confessato delitti di corruzione. No, perché non ne ha commessi. Lei, l'organizzazione di cui ha fatto parte, ha tratto dei vantaggi dal controllo degli appalti pubblici? Certo. Lei personalmente vi partecipava a questi vantaggi? Certamente. Benissimo. Ha mai confessato i delitti commessi in questo settore, controllo dei pubblici appalti? Non mi è stata data la possibilità. Non le è stata data la possibilità. Senta, la dissociazione concretamente, sì, quando si è maturata come decisione nella sua mente? Ma diciamo, nei fatti è maturata nel 93. Prima o dopo? Ho cominciato, diciamo, a mettere in atto concretamente. Prima o dopo il confronto con Pasquale Galasso? Ma già prima, vedi, signor Procuratore, io mi sono costituito nel 92. Mi sono andato a costituire nel carcere dell'Aquila. Ci arriviamo, signor Moccia. Io le ho chiesto di rispondere a questa domanda. Sì. Lei può dire sì o no? Sì. È maturata prima... Abbiamo atto che è sopraggiunto l'avvocato Davino. Prima o pur dopo il confronto con Pasquale Galasso, a quale lei faceva riferimento nel maggio del 93? Già era, diciamo, un pensiero fatto, si trattava di svilupparlo, in che modo metterle in atto. Benissimo. Senta, le prime confessioni, posso, avvocato Senese, dirlo, le avesse il 9 febbraio 94, giusto? No. Quando ho confessato per la prima volta delitti? Bravo. Facendo i nomi delle vittime che lei aveva commesso, aveva ucciso. Se lei si riferisce al primo interrogatorio dovuto alla dissociazione, è stato fatto nel carcere delle Bibbie dal dottor Gai. Ricorda se avvenne i primi è l'interrogatorio del 9 febbraio 94 o altro? Se lei dice che è quello là, benissimo, lo confermo. Che cosa l'ha trattenuta dal rendere dichiarazioni confessorie prima di questa data? Ma perché innanzitutto io intendevo portare la dissociazione a un livello molto più vasto, e questo io ne ho parlato nel confronto, quando ho avuto il confronto con Galasso, non precisando la dissociazione in sé.
parlai che io volevo dare un grosso contributo alla giustizia portando insieme a me a confessare i propri delitti molte, molte persone. In quel momento io mi sarei deciso a mettere, diciamo, ufficialmente le mie colpe. Quindi... E chiesi tempo per organizzare questa cosa.